Sono felice che stia arrivando in porto una manovra che taglia 8 miliardi di euro di tasse ai lavoratori. Tutti gli italiani, a prescindere dal loro lavoro, lavoratori autonomi, partite IVA, dipendenti pubblici, lavoratori dipendenti, pensionati, pagheranno fra i 100 e i 1000 euro di tasse in meno l'anno prossimo. Chiediamo a Draghi e al governo, e su questo la Lega combatterà in Parlamento, più coraggio per il taggio delle bollette di luce e gas. Però si sciopera, senatore, c'è anche una norma sulle... Uno sciopero della CGIL a fronte di una manovra che taglia le tasse ai lavoratori e pensionati è qualcosa di incredibile, e l'adesione ridicola che c'è stata a questo sciopero dovrebbe spiegare a Landini che se ci sono più operai che votano Lega rispetto a quelli che seguono la CGIL, evidentemente coi no non si va lontano. Sono curioso di vedere come voterà il Parlamento a proposito di manovra di bilancio sull'ordine del giorno che la Lega ha preparato e depositato, che invita l'Italia, come la stragrande maggioranza degli altri paesi occidentali, a riprendere la ricerca sul nucleare.